La direzione strategica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico del blocco operatorio dell'ospedale di Via De Nicola. Il piano economico prevede un costo per la realizzazione delle opere di 1.150.000 euro. Lavori attesi e di notevole importanza per una parte del blocco operatorio al quarto piano del Santissima Annunziata. Una situazione che richiede urgenti interventi di adeguamento alle norme di prevenzione, incendi, edili, impiantistici e igienico-sanitarie sia per garantire la sicurezza che per essere autorizzate dal punto di vista delle norme sanitarie. Per l'adeguamento del blocco operatorio, inoltre, si precisa nella delibera siglata dal direttore generale Antonio D'Urso, sarà necessario realizzare interventi edili e agli impianti anche nelle aree di più recente costruzione, così da rendere l'intera struttura adeguata e funzionale alle attuali norme di accreditamento sanitario e antincendio. Le opere avranno un costo di poco superiore al 1 milione di euro e con la delibera approvata giovedì inoltre si autorizza la struttura tecnica ad avviare le procedure per la gara d'appalto. Nel frattempo saranno attive le due nuove sale operatorie dell'ampliamento del Santissima Annunziata, entrate in funzione una decina di giorni fa. Queste ultime sono dotate di Recovery Room e hanno ottenuto l'accreditamento provvisorio. Le sale ultimate nel 2012, tra maggio e giugno, sono state oggetto di sovralluogo da parte del gruppo tecnico regionale per la verifica e l'accreditamento.